sono molto grato a Matteo Rosso e ai candidati al Consiglio Comunale che mi hanno invitato per dare una mano. Non che ci siano molti dubbi, io sono convinto che il centrodestra Genova vincerà, Bucci ce la fa, io mi auguro al primo turno, ma fino all'ultimo bisogna aiutarlo. Ma era importante perché ho cercato di sottolineare che vincere a Genova non è utile solo a questa città che ne ha bisogno, deve fare un altro step dopo la crescita di questi 5 anni, è utile anche all'Italia, perché fra un anno si vota e allora rafforzare il centrodestra, rafforzare Fratelli d'Italia, che ha come primo e unico obiettivo la vittoria di un centrodestra nazionale che abbia un programma coeso e che dice agli alleati si sta insieme nella buona come nella cattiva sorte, che vuol dire mai col PD, mai con 5 Stelle, se si vince come io penso si vince, non si dovesse vincere si sta all'opposizione. Ecco, Genova può dare un segnale in questa direzione, per cui i genovesi hanno il doppio compito di eleggere un grande sindaco e di aprire la strada alla vittoria di un centrodestra a livello nazionale. Ma l'importanza delle elezioni a Genova, sesta città d'Italia, è anche sottolineata dalla presenza dei big dei partiti, in questo caso del nostro presidente e vicepresidente del Senato Ignazio La Russa, insomma uno dei fondatori dei Fratelli d'Italia insieme a Giorgia Meloni, e a Crosetto, che è venuto qua a sostenere il sindaco Bucci e la lista di Fratelli d'Italia. Per rimarcare l'importanza dei partiti all'interno della coalizione, per rimarcare come anche da Genova possa partire la rincorsa per le elezioni nazionali che ci saranno nel 2023. Quindi un grazie a Ignazio per aver infuso coraggio ai nostri candidati, per aver riconosciuto il lavoro di chi è stato finora come Fratelli d'Italia in comune, per quello che ha fatto il sindaco Bucci. Quindi una bella giornata, delle belle parole, e adesso non resta ai candidati che correre per raccogliere i voti per loro e per la vittoria di Bucci.